Vi spiego due cose. Lo abbiamo provato a luglio di quest'anno e per lo Steam Fest. Quindi cosa ho fatto? Ho scaricato la demo, ci abbiamo giocato e abbiamo giocato i primi due capitoli. Ciao! Il fatto è che poi... che è arrivato? Chi è? Chi è là? È Crazy, mi è entrato in live. Dov'è il cavo? Eccolo qua. Ciao! E poi che cosa è successo? Ma c'è anche Laura! Cille, mentre che finisco i compitini. Perfettissimo, perfettissimo, Lauretta, bentornata. E il fatto è che questo gioco è uscito praticamente su tutte le piattaforme. Ah no, ma che scema, è più comodo col mouse e tastiera. Perché devo per forza casinarmi con i controller? Ah, adesso vi dico perché. E quindi avrei dovuto acquistarlo su Steam, però è uscito con il Game Pass. Nel Game Pass ci sono un bel po' di titoli che mi interessano in questo periodo, che hanno aggiunto specialmente questo mese, quindi per questo mese ho deciso di abbonarmi al Game Pass di Microsoft. Cuoricini per Microsoft perché entro sull'applicazione di Game Pass e mi dice: no, ma per te il Game Pass e il Game Pass Ultimate, se vuoi, puoi farlo invece che a 12 euro a 1. Se vuoi, se ti va. E ho detto: minchia, che culo. E quindi è così che mi sono ho speso 1 euro oggi e grazie a questo euro di Game Pass vi posso portare Unpacking. Quindi sono contenta. Solo che io penso che usufruirò di un mese dopo che comprerò un Joypad Serie X. Oh, che bello Metal, come me! Anche io. Tra l'altro questo ha un anno. Ha un anno preciso adesso, perché l'ho acquistato anche io. Quindi è il mio primo controller Xbox. Ah, che bella luce che c'è quando entra in scena lui. È il mio primo controller Microsoft barra Xbox. Gli voglio tanto bene, tutto bianco. E sono contento di averlo preso per Serie X e non per One, perché alcuni di quelli della One ho sentito non hanno il Bluetooth. Ma Hilda, ma perché ti interessa il Bluetooth se tanto giochi da PC e puoi collegarlo con il cavo? Ora vi spiego. Brava Microsoft, assolutamente sì, Terry. Ma il codice va riscattato subito. No, avevi un range. Io lo prenderò nero come il pad della prima Xbox. Oh, che bello! A me piaceva blu, però era metà blu, metà bianco, oppure poi mi avrebbe stancato. Sì, nulla da dire. Nulla da dire, è veramente stupendo. Poi io non lo utilizzo con le batterie, non lo utilizzavo con le batterie fino ad oggi, poi vi spiego perché. E quindi anche leggerissimo, comodo. Oh no, le cose trasparenti mi fanno morire, Terry. Cioè, io vi ricordo la mia Switch con i cosi trasparenti. Perché sì. Lo prendo col cavo. Anche. E sì, ma no, io uso il cavo di Nintendo Switch. Il cavo di Nintendo Switch è un amore perché va bene per caricare il cellulare, caricare il pad della Switch e utilizzare cioè, io praticamente gioco al PC con il cavo Nintendo e il controller Microsoft. Quindi veramente la gioia. È bella la Switch, hai visto, Jox? È la stessa che ogni tanto vedete su Instagram. I cosi trasparenti. Tra l'altro, ragazzi, guardate quant'è usurata dietro. Povera bimba. Vabbè, quindi che cosa ho fatto? L'ho preso su Game Pass, quindi con 1 euro io oggi vi porto Unpacking e sono molto contenta. Solo che se io faccio partire Unpacking dall'inizio, vi ricuccate, cioè chi c'era a luglio si ricucca i due livelli, le due stanze, che in realtà è una stanza e poi sono tre, della live di luglio. E quindi dite: vabbè, Hilda, te lo giochi per conto tuo e poi tranquillamente. Adesso ti spiego, Jox, molto volentieri. Fai per conto tuo e poi ce la porti live. Sì. Ma io non avevo voglia di stare qua davanti al PC. Cosa ho fatto? Ho scaricato l'applicazione di Game Pass sul cellulare. Il cellulare fuffa, il bomba away di cui si parlava. Esatto. Cosa ho fatto? Ho scaricato l'app di Xbox. Ho inserito due batterie rubando dai telecomandi in salotto, tanto che cazzo se ne frega. Ho messo due batterie qui dentro. Ho fatto l'accesso al Game Pass. Lui mi ha detto direttamente i giochi che ovviamente il PC deve essere acceso. Sì, fuffa, tipo stupidino. Fuffa! Non dite mai fuffa, voi le cose un po'. Vabbè, sì, ho giocato su cloud, esattamente, dolce croce. E quindi l'ho scaricato qui. Ho fatto l'accesso. Mi ha dato quei tre giochi che ho installato sul PC. Potevo giocare a Sea of Thieves, a quello lì della guerra, quello stupidino. Come cacchio si chiama? Mannaggia, aspetta, aiutami. Che l'abbiamo anche portato in live. Mannaggia, non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, è quello stupidotto, sicuramente qualcuno si ricorda. Quindi,
automaticamente, ve lo faccio anche vedere che figata che è. Ho collegato, tra l'altro il pairing è stato rapidissimo, ho acceso il Bluetooth di qua, ho premuto questo tastino di qua, puff, controller Microsoft trovato immediatamente. Applicazione del Game Pass e via cloud io ho potuto avviare Unpacking. Lo fare qui e basta, cioè io sciallissimamente ho giocato ad Unpacking e mi sono portata insomma oltre la demo, un passetto oltre la demo che avevamo giocato a luglio. È una cosa figa Jox, assolutamente. Buonasera Pio3D, c'è Sberre anche. Quando ho avuto la fortuna di prendere il Xbox Series X mi si è aperto un mondo, vero Sberre? Ma il fatto che poche persone sanno che Microsoft fa queste cose spettacolari e meravigliose, che è veramente, che poi questa cosa aiuta anche un sacco i piccoli sviluppatori, perché con il Game Pass, ragazzi, voi pagate questi 12 euro al mese, ma avete più di 100 giochi, e tanti che magari non acquistereste, li giocate comunque perché tanto sono compresi e quindi li volete provare. Quindi aiuta ancora di più i piccoli sviluppatori, gli indie, eccetera, eccetera, perché uno per arrivare ad acquistare un indie, a meno che non siete me che mi butto, mi lancio e ormai ho fatto un pochino di fiuto. Ciao Aldao, buonasera anche a te, bentornato. Che un po' di fiuto l'ho fatto per gli indie, però uno aspetta veramente anche il consiglio dell'amico, eccetera, eccetera. Quindi è spettacolare. Io non ce l'ho ancora, ma spero di averla presto anche io, una buona serie X, così anche da alleggerire il PC durante lo streaming. Ovvio, questo è leggerissimo, però per esempio ho fatto il Game Pass anche perché voglio provare Forza Horizon, le macchinine, voglio provare Forza Horizon e poi voglio provare anche il multiplayer di Halo quando uscirà, penso il mese prossimo, quindi. Ma pure il Game Pass con PC, quello che danno anche con il Microsoft Reward... Non ho idea, io ho il Game Pass Ultimate che comprende Cloud e EA Play. Non so se anche la versione normale lo faccia. Namidiani, propongo una petizione per giocare Hilda Inscription. E Dromo, ne stavo proprio parlando. Ma è gratis, Halo? Vabbè. Ok, Whiter. Meglio, perché effettivamente mi scade... Comunque mi scade il 3 dicembre, non so se lo rinnovo in realtà. È vero che Halo è gratis. Vabbè, no, più che altro io vedo l'universo Microsoft in un certo senso. Se mi viene da ridere perché Wider dice ecco l'ho fregata, ovviamente. Ok, però c'è Forza, c'è dentro EA Play, c'è It Takes Two che voglio provare assolutamente. E poi adesso che ci gioco anche da cellulare. Tra l'altro ragazzi, batteria tranquillissima. A volte mi segnava che la connessione era ballerina, ma nel gioco non si vedeva niente. Cioè funzionava benissimo comunque. Ah ok, bisogna pagare la storia. Però se è il Game Pass anche la storia è gratuita. Tanto la storia non la gioco ragazzi, io gli Halo non li conosco, non ho mai giocato. Però voglio provare il multiplayer. Forza Horizon, nuovo e spettacolare. Ciao. Mi esplode il PC se lo faccio partire. Aia crisi. Anche io dovrò fare dei grossi compromessi. Non credo di streamarlo. Sai che da PC puoi giocare direttamente senza scaricare giochi? Non li devo scaricare e installare. Addirittura, figata. Non lo sapevo, questa cosa non mi era chiara. Ciao Rookie, buonasera. Oh, c'è il nostro Nick. Bentornato in live, Nick, come stai? A me da cellulare laggava schifo, però la 20 mega zozza. E aia terri. Beh, ovviamente essendo un servizio di videogame in streaming ci vuole una certa connessione. Tutto qua. Ci vuole sicuramente. Io ho il PC qui e il letto qui, quindi attaccatissima. Ovviamente stesso wifi che è sulla sedia qui di fianco, quindi ho tutto iper schiacciato. Immagino che se vado nell'altra stanza già non inizia a funzionare più nulla. Però sono contenta. Poi, ok, Unpacking adesso lo vedrete, se non lo conoscete, è un giocone molto tranquillo, quindi non ci sono... zero input lag, però non è un gioco competitivo, eccetera, quindi vedremo. No, povero Alex non c'è il PC, quindi per lui è proprio un casino. Vero, da PC c'è quello che una volta si chiamava xCloud, che è tipo Stadia. Quindi non devi scaricare nulla. Ah, ok, proprio l'xCloud. Non lo so, però comunque io gioco un gioco, poi lo disinstallo, gioco un altro, disinstallo. Quindi non lo so se mi cambierebbe effettivamente tanto. Provi Forza Horizon per fare pratica di guida, ve. No, dai, cioè, non è che proprio per quello, però devo dire che è un po' per riassaggiare e riavvicinarmi, dai, vediamo così. Oggi porti Just Chatting, no, Nick, qui abbiamo un bel... Beh, oddio, è Just Chatting con un gioco sotto, in realtà, però per le politiche di Twitch, essendo comunque un videogioco, è meglio
piazzarci la... la cosa giusta, in un certo senso. Pio, ma certo che sono pronta per questa sera. Ma io non vedo l'ora che ci sia il game show. Cioè, il game show è la gioia a metà settimana lavorativa, in un certo senso, cioè dal lunedì al venerdì. Quindi sono sempre prontissima, carichissima. Non ti preoccupare, Pio. Tu? Mi fa benissimo il ginocchio. Ah, peggiorato, ma oggi resisto. Ma è già... sei già operato, Pio? No, tutto bene? Se l'hai già fatta? Fuori per Pio. Nylog, dimmi. Ciao a tutti, belle brutte, come state? Noi bene, noi bene. Vero che è bello, vero che è bello. Dai, Nylog. Adesso che è arrivato Nylog, allora possiamo iniziare. Bentornati su Unpacking, o voi cari amici namidianini che avete assistito alle live di luglio, oppure benvenuti a chi non ha mai giocato. Quindi, vi voglio far vedere un attimo il mio album. Perché, ovviamente, comunque un pochino l'ho rigiocato. Questo è il mio album di foto. Maggio 1997, finalmente la mia stanza, eccola qui, l'ho addobbata così. Amici, io ci ho messo il Game Boy e il Tamagotchi sotto il cuscino, perché è una cosa che da bambina effettivamente facevo, cioè li tenevo lì sotto. È la mia, Carve, è la mia stanzina. Mi dissocio da questo poster vomitevole e da questo peluche di gatto che volevo proprio ficcare qui dentro, ma non ci può stare, quindi vabbè, l'ho messo là sotto. C'è solo spazio nel mio cuore per il draghetto, per il porcellino e per il ranocchio, ok? Quanto truzza quella papera. Beh, perché nel 97 ci avvicinavamo a quegli anni, Water Virus, quindi ci sta. Secondo me. Poi qua ci sono dei giochini, ma io non sono molto da giochi da tavolo, purtroppo, quindi li ho ficcati là. Ci sono effettivamente delle statuine un pochino inguardabili, non fateci caso, e... non so se sarà una buona idea mostrarvi... è un po' eccessoso. Sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con voi. Infatti lo copriremo. Bene. Questa è la prima stanza. Poi si passa al 2004. Devo cucinare... mi devo cucinare le robe da sola? Aia, il panico. Quindi, avanti con gli anni, abbiamo sistemato cucina... che ci sono un po' di cose che mi triggerano, tipo il tagliere che non ci stava nei cassetti, ma vabbè, e questa pentola che non ci sta tipo da nessuna parte, forse qui ci poteva stare, però non voglio mettere i bicchieri qua sopra, quindi ci ho ficcato la pentola. Il bagno, che a parte il fatto che avrei preferito un bel bicchierino dove mettere all'interno di tutte le robine, le cose carine, e niente Switch del 96, però c'era il Game Boy. Hai il peluche di gatto. Hai visto, Simone? Infatti non poteva essere la mia stanza. Ricordo il mio primo appartamento. Davvero, Dolce Croce? Che bello. No, non è vero, Uso. Sono bravo a cucinare. Ma questa è la vita di Hilda. È più pieno. È il mio album. Scrivania così sotto un letto a castello era il mio sogno. Anche io da bambina. Anche io da bambina, infatti... quando poi siamo andati a cercare l'arredamento per la casa, quella lì in montagna... ho sempre pregato i miei, però non aveva senso perché comunque la stanza era abbastanza grande e mia cugina aveva la sua camera, quindi mia cugina, mia sorella aveva la sua camera, quindi purtroppo non si poteva fare. Però ecco qui il bagno, mi dispiace appunto per saponetta, spazzolino, lasciarli fuori non mi piace come cosa, però poi c'è la stanza nuova, eccola qui. Ho messo il PC, il tappetino del mouse, ci ho messo un po' a capire che era effettivamente il tappetino del mouse. Statuine, tra l'altro nella stanza, quella lì del 97, c'era il bus di Londra e basta. Mentre su questa c'è anche la Torre Eiffel, quindi questa cosa, un po' di storia sotto ce l'ha in un certo senso. Perché è come se avesse fatto la protagonista un viaggio, no? Che fosse andata a Parigi tra questa fascia di tempo. È già che stavi giocando la prima volta che ho visto il tuo canale. Davvero, Mukashi? Oh, è tipo un anniversario per te, in un certo senso. Bentornato! Oggi è uscito proprio il gioco. No, in realtà non so, penso sia uscito ieri, insomma, comunque a novembre. E quindi per me è bellissimo poterlo riportare. È una vasca doccia, vascaccia docciasca. Sì, Simone. Quindi bentornato, Mukashi. Hai visto che bella, Pio? Mi piace il panorama che si vede dalla finestra. È un po' la merda, in realtà. Poi non si può chiudere la finestra. Poi i poster, ovviamente, di palesemente band. Si vede che è la mia camera delle assurdità, perché chi mi conosce bene sa che non potrei mai mettere la foto di una scimmia
cioè appendala al muro, direi proprio di no. Album. Quanto erano belli questi con i CD da mettere dentro, questi lettori CD meravigliosi, quanto erano belli. Sedia, il PC così ce l'avevo, mi manca un sacco, era di mio padre ovviamente. E qui c'è l'armadio con un po' di vestiti, alcuni appesi, le t-shirt l'ho messe qui, tanti jeans, il pigiama sotto il cuscino. Ecco, ragazzi, ma è normale mettere il pigiama sotto il cuscino, nel senso, perché me la stavo proprio chiedendo, mi sono dimenticata anche di farvi il sondaggio su... su Instagram, purtroppo. Il broche del drago è finito in soffitta. E effettivamente il fatto che alcune cose manchino, Terry, fa pensare molte cose. Cioè, delle action figure non ci sono più, per esempio. È rimasto il porcellino, è rimasto il Game Boy, un diario. I libri sono un po' diversi. E poi si è aggiunto l'iPod. Chi non ce l'aveva questo? Questo? L'iPod così? Oppure le... Io avevo, per esempio, la versione tarocca dell'iPod così. Cioè, d'aspetto era uguale, dimensioni, però per esempio non aveva il touch, non girava, aveva i bottoni, era una cosa terrificante in realtà il mio. Non saprei mai usato un pigiama, ma come dolce croce! Io vivo di pigiami, sono bellissimi. Gli stereo, mia mamma ne aveva uno uguale. E anche io ce l'avevo, è stato un bel regalo all'epoca, mi piacque tanto. E queste, insomma, sono le... è la nostra stanza del 2004. Adesso però, insieme a voi, voglio proseguire. Niente papera, Whiter, purtroppo. Classy start Monday, uni, here I come. Bene, quindi, road to università. Marzo 2007. Ah, vedi? Classica casa di un universitario? È già molto addobbata. Queste cose non le ho messe io, ragazzi. Noi abbiamo, ovviamente, ci dobbiamo occupare di questi pacchi. Ah, intanto vedo un tappeto. Tanti pezzi. Ehi, momento cosplay. Sailor Moon? Sì. Ciao Gaia, bentornata. Mettiti comoda nel treno che stiamo aprendo i pacchi assieme. Questo gioco è bellissimo. Allora, vediamo un po' cosa esce. Così riusciamo anche a capire un pochino la... È una cosplayer che Shiro. Assolutamente sì. Vediamo di capire assieme. Non vedo il Tamagotchi in giro. È morto, probabilmente. In tutti i sensi, probabilmente. Vediamo un po'. Allora, questo cos'è? Un'agendina, probabilmente, per... credo sia un'agenda o comunque un libricino. Altro libri... Ma posso... Ma sapete che forse sono dei manga? Guarda che li vedo così. Che carino, c'abbiamo pure l'animaletto. Oh, guarda, è tornata! Questa ce l'ha ancora. Mettiamola qui. Poi... questo è un altro manga palese. Questo... forse è un libro di illustrazioni. Vediamo. È molto grande. E dove dovrei metterlo questo, secondo loro? Qui, forse? Magliettina. Ah, aspetta un secondo. Perché poi ci sono anche le altre stanze. La maglia... Oh, abbiamo un sacco di cose da spacchettare. Aiuto, è bellissimo. Adoro. Manca le scatole di canzone della pizza. No, quelle no. Quelle dopo. Dopo. Il dettaglio è cucito. Cosa in cima allo scaffale? Ora andiamo a vedere. E lascio un attimo i vestiti sopra il letto. Io farei così, ragazzi, l'unpacking, in realtà. Metto intanto i vestiti, le cose sopra il letto e poi piano piano le sposto. Ah, perché... vabbè, ma è bellissimo, abbiamo l'intera casa adesso da gestire. Con tre stanze. Ok, ma saranno degli altri ragazzi dell'università, immagino. Ciao, Xalipso, bentornato. Hello, hello. È tanto bello, vero, Jox? Sono contenta, vi piaccia. Infatti lo viviamo assieme. Allora, torniamo nella stanza principale. Carve diceva che cos'è quell'oggetto. Questo qui, intendi? Ah, io boh. I vestiti, ecco, la casa, camera di Terry, i vestiti sopra... sopra la sedia. È che voi non vedete la mia, quindi purtroppo non posso che essere d'accordo. Ah, quadretto. C'è anche dello sport, vedo. È tornato. Allora, questa io la voglio tenere in camera, perché io la musica l'ho sempre ascoltata in cameretta. Secondo me qui ci potrebbe stare. Che dite? Questo è dei vestiti, l'avevo già visto. Però non è più un armadio di una volta. Cioè, non ha nemmeno uno scaffaletto. Ah, ok, eccolo qua.
Vabbè, lasciamolo qui, poi sistemiamo. Il bagno, bello il bagno così grande. Ah, la cucina, quante cose fighe, quante cose fighe. Il pentolaccio, il famoso pentolaccio che inizialmente non sapevo dove piazzare. Vabbè, intanto lo mettiamo qui. Oh, grazie, grazie signore, lo scompartimento per le pentole sotto il lavabo, comunque sopra la piana, sotto la piana. Grazie, che non ce l'avevamo nell'altra casa. Poi, questo, probabilmente un altro manga di questa serie, Rascal. Questo è tipo, sembra la scatola di Munchkin in realtà, o sbaglio? No, così non mi fregano, esatto, no, le tortiere, era la tortiera che mi avevano rubato, Usul. Vero che sembra Munchkin palese? Arrivo. Il fumatia Rascal, il fumatia Rascal, sicuramente. E poi questo lo metterei qui, perché comunque è un gioco da tavolo per più persone, quindi... Oh, carini! Cioè, ha sviluppato un interesse per gli insetti, probabilmente, non sto capendo. Ok, poi chiudiamo. Figo! Ragazzi, ma cos'è sta roba? Cioè... Tutta sta concentrazione nei confronti del... Tipo cavalcando una cavalletta. Ma cos'è? Sì, è molto carino. Sì, sì, è pixel artoso, Gaia. Ti piace? Mi fa tanto piacere. La PlayStation. La PlayStation ce l'ha. Con 3 controller. Strano. Sembra un sacco la 2, comunque. Uguale alla PlayStation 2. Ma ci sta, perché cos'è? 2007? Ci può stare 2007 PlayStation 2, o sbaglio? Come sì. Assolutamente sì. Vai, altre scatole. Cos'è? Oh mamma, ma arriva il GameCube. Ciao. No ragazzi, finalmente. Ma io mi commuovo. Avrò il GameCube in qualche modo. Ma scherziamo. Ciao caro Sunny, di quanto ritardo, lascio Luca da fare il fine del PowerPoint per l'integrazione di Romani. Sopra di ritardo. Corri caro, grazie mille del supporto del Lurk. Apprezzo tantissimo. Grazie mille. È un fan di Sailor Moon, a quanto pare, Calypso. Grazie caro Sunny. Oddio, il cubo! È palesemente il cubo! No, il cubo deve stare qui davanti a tutti. Tutti lo devono vedere. Oddio, abbiamo il GameCube veramente. Oddio. Vabbè, lo mettiamo qui perché è palese che lo vuole qui. Mettiamo il suo controllerino. No, anzi, lo mettiamo qua il controllerino, perché ci giochiamo tanto tutti i giorni, sempre. Quindi... Oh, abbiamo anche quello rosso. Possiamo giocare a Smash Bros. Assieme. Che bello. Anch'io, Jox, non ho mai avuto un GameCube. Oh. Ma questo cos'è? Tipo un materasso? Una coperta? Boh, la metterei sul divano. Vabbè, ma quanti... Ah, aspetta, questi forse sono dei Blu-ray. Allora mettiamolo un po' più in qua. Penso siano di Blu-ray, perché fatalità hanno la scatola blu. Bene, abbiamo finito con le cose del... Che è sta roba? Non posso raccoglierle queste. Va bene. Let's go to the cucina. I piatti sporchi. Vabbè, casa di un universitario. Ci può stare. Tappetino da yoga, dice Kenshiro. È che comunque ovunque lo metti non lo apre. Quindi boh. Blu-ray, esattamente. 22 anni avevo io, dice Jox. A me sembra tipo un plaid. E anche per me è una copertina. Oh, le tazze. Tazze, mettiamo vicino a quelle che ci sono già. Questo potrebbe stare qui. No, iniziano ad essere troppe. Vediamo un po' i cassetti. Devo starci qui. Ok. Attrezzi. Oh, carina. Zucchero. Questo tipo olio. Perfetto. Cos'è questo? Ma è un calamitino coaloso. No, che figa. No, possiamo attaccare le calamite.
Mi sa comunque, ragazzi, che siamo arrivati in una casa che era già stata, è già abitata da altri universitari, sicuramente. Quindi alcune cose ha senso. Cioè, non sono nostre, quindi non le possiamo spostare. Ovvio, adesso mi direte se anche io ho dei coinquilini, sposto le loro robe dove voglio e lo stesso fanno loro. È vero. Però qui nel gioco un pochino lo posso capire, la posso capire questa cosa. Comunque siete tanti, siete tanto carini, grazie ragazzi. Calamita a forma di Metroid, grande così la voglio, Metal. A forma di Emmy, a forma di... Devo controllare se Amazon mi ha spedito gli Amiibo. Scusate, così viviamo... Perché a me piace vivere tutto con voi, voglio vivere anche queste gioie. Arriverà venerdì, traccia il mio pacco. Ok, ma ci mette del tempo Amazon ad arrivare la roba, quindi spedisci, per favore. No, non ancora, purtroppo. Esatto. Sì. Sì, caro, stiamo occupando casa questa gente, infatti adesso mettiamo le nostre calamite, le nostre cose. Piatti. Ecco, tipo, mettere i miei piatti li metto di qua, non li voglio mettere vicino a quelli degli altri. Però i loro sono più carini dei nostri. Oh, i piatti blu! Eh sì, perché... Niente. Ah, qui ci stanno, però. Cioè, sapete perché è bello questo gioco? Perché io mi sono messa in pari oggi pomeriggio, no? Per saltare la parte che avevamo già visto nella demo a luglio. E rivedo gli stessi oggetti. Quindi è bello perché dalle scatole, a parte delle cose nuove, eccezione delle cose nuove, i piatti, per esempio, sono gli stessi che io avevo sistemato nel 2004 nel gioco, ovviamente. Quindi è bello. Ciao Valerio, entrate in live. Il da traslochi, che passione. Eh sì, ormai il 2000, cioè, riassumi il 2021 in una parola, nel mio caso è traslochi. Case traslochi, praticamente. This is a asciugamano da bagno. Che attaccheremo qui. Mi sa che sono in... Può essere che siano in due, che abbiamo due coinquilini. Eh sì, perché questa è la nostra. E poi ci sono queste due. Ci sta. Ci sta, ragazzi. Vedi, è bello questo gioco perché c'è una lore sotto, in realtà. Non è solo apri pacchi, spostali. Riesci comunque a immaginare un po' le cose. Spazzolino. Eh sì, vedete? Ognuno ha il suo colore. Che bello. Che bello così. Però io metto tutto là. La mette... questa la metto qua dietro. A meno che non ci... ma ste cose... Io vorrei avere una truce, scusatemi. O mi approprio... Ragazzi, ci appropriamo di questo cassetto. E sti qua. Buttiamo... Ah, eccola. No, mi sa che questa... Ma qua dietro, dai, perché no? Cos'è? Cos'è sta roba? Fiammiferi. L'intimo, ovviamente non c'è il bidet. Vabbè, ragazzi, cioè, siamo mica tutto. Io alla mia coinquilina ho dato carta bianca, sicuramente più gridata di me. Perfetto, Terry. Allora, tutto il bundle, calamita Xbox 2001 e GameCube. Quindi in pratica, pur essendo in tre, tu riempi la casa di sola roba tua. Praticamente sì. Vabbè, è bello per quello, secondo me, perché vivi effettivamente quello che è un trasloco. Ecco, il profumo, l'esperienza mi insegna che è meglio se uno se lo tiene ben bene a casa. Ben bene. Lo metto qui. Non lo lascio in bagno, il profumo. Diego, inquilini! È mio! Avevi dato il goti. Ma secondo me goti no, però merita. Siamo seri. No, ma... aspetta, idea. Oh. Ecco, sì. Lo metto qui perché è bello. Però dipende dai coinquilini. Perché se qualcuno si azzarda ad utilizzarlo... Non me lo rimetto in camera. In camera tassativamente, esatto, Barzio. C'è la guerra pronta? E allora andiamo a farla, dai. Tanto unpacking sta proprio qui dietro l'angolo. Allora, Namidianini, siete in 38 sul campo di battaglia. Ma che belli che siete. È uno a livello 3, quindi credo che non avremo problemi. Let's go! Forse è meglio mettere in camera anche quello, vero Jox? Ho un po' paura però che poi il gioco ci dica no, effettivamente questa cosa non è che va molto bene messa lì, non è l'idea migliore. Staremo a vedere. Sberre! Buona pappa, ci vediamo più tardi. Se non ci rivedi, quando torni,
Ah, ma la musica è meglio di no, sennò poi si mescola al gioco. Ci vedi poi da Andros, ovviamente. Con il game show. Va che a guerra bella. Che figo questo, Kenshiro. Che figo. Tra l'altro, ragazzi, oggi grandi progressi con i Pikmin, perché sono riuscita a fare una passeggiatina di un'ora. Li ho mandati in spedizione, hanno raccolto le cose, ho piantato fiorellini attorno al germoglio, quindi prima o poi si chiuderà. Domani vado a Venezia, quindi a voi che mi avete richiesto l'amicizia sul gioco dei Pikmin, potrò finalmente mandarvi le cartoline. Non vi mando cartoline dal mio luogo dove vivo, perché sennò è un po' troppo, ecco, troppo specifico. Ecco, quindi vado a Venezia, prendo le cartoline e ve le spedisco. Rewards: Usul, Terry, Termo Simone vincono le truppe extra, quindi molto bravi. Io proseguirei, sono entrambe baulose, entrambe livello 4, e cambia poco. Alchemist Lab, Cemetery Square. No, andiamo al laboratorio dell'alchimista. Start Battle. Andiamo assieme. Punto esclamativo a guerra. Sento cartoline e mi riaccendo. E le cartoline sono carine. È un po' come la questione dei Pokéstop e dei pacchi regalo di Pokémon. Stessa cosa. Bluff. Tra l'altro mi si è schiuso il Pikmin, quello lì che ti regala Nintendo e che si schiude con 10.000 passi per aver collegato l'account Nintendo. Mi si è schiuso ed è uscito un Pikmin blu con il cappello di Mario. Stracarino. Ma non so come chiamarlo. Me lo scarico solo per la cartolina. È una cosa carina, Marzo, volentieri. Comunque i cancelli sono la vera Amazing Stream Riders. Sì. Tutti si focalizzano lì. Pazzi totali. Questo è il nostro balsamo barra bagno schiuma. Che fastidio. No. Mettiamoli così. Vabbè, ci sta. Presumo sia una ragazza. Presumo. E bye. Quindi ci sta, ma il balsamo, vi devo salutare, grazie a tutti. Oh, grazie a te Jox, grazie per essere stato con noi, è stato veramente veramente un piacere. Buona serata. Domani non c'è live, vi ricordo, ma ci vediamo direttamente venerdì. Mi piacerebbe, sono indecisa se portare il DLC di Animal Crossing e vederlo assieme oppure continuare Mario Party Superstar. Vediamo, magari un'occhiatina al DLC assieme lo diamo, poi ci buttiamo su Mario, vediamo. Ciao Jox. Grande MJ. Allora, credo sia un pacco di assorbenti. Loro li hanno messi qua per terra, no, io li metto qui. Ok, assorbenti interni, questo. Usa una lacca per capelli. Vabbè, ci sta là dietro. Perfetto, anche il bagno è sistemato. Quindi c'è almeno un'altra ragazza, immagino. Almeno un'altra ragazza. Qui? Cosa hanno qui dentro? Vabbè. Spacchettiamo la camera o il salotto. Cioè, più che salotto in realtà è la sala da pranzo, secondo me si chiama. La sera si mangia bene, dice di Z, per la rubrica di Z cucina si prepara la cacio e pepe. Oh, che voglia, non la mangio da una vita. Beato te, Betal, beato te, non la mangio da una vita. Qui diluvia la mattina. Mi sono fatta la doccia rientrando a casina. Oh. Ma ci sta Lale, ci sta. Purtroppo a volte gli ombrelli non reggono proprio. Grazie mille ad Alex del follow. Quanti Alex che abbiamo? Ale, Lale, Alessandro, Alex. Che bello. Bentornati in live anche a te, benvenuto. Allora, apriamo assieme, apriamo questa. Che dite? Uomo coraggioso, propormi la cacio e pepe. Buona. Lo so, va di Z. Di Z sa cosa ci piace. Puff. Libri. Immagino la preoccupazione sua, che si vede sempre più schiacciato tipo dalle cose. Ma è normale, amico. Non ti preoccupare. Altre statuine. Sembra tipo roba di LOL. Così. Questo. Bye bye. Via la scatola. Che è Barze, vado a preparare la cena dopo, se vi trovo altrimenti al game show. Va bene Barze, buon appetito, grazie ancora per la resub, grazie ancora di cuore. Bye bye. Va. Che quadro è, ragazzi? Che cos'è? È tipo un procione.
Eccola che torna. La Torre Eiffel. E il bus di Londra? Eccolo qui. Ecco il bus di Londra. Eh sì, ve l'ho detto. Però aspettate un secondo. Torre Eiffel qui, il bus di Londra qui. Oh, la Torre di Pisa. Quindi tra il 2004 e il 2007 è venuta in Italia. Torre di Pisa. Bene. Pisa. Pisa. Pisa, Pisa, Pisa. Termina. No! No, è tornato il peluche del gatto. No, è tornato il peluche del gatto. Guarda dove mettono le parrucche cosplay. Guarda un po'. Sì, è un po' Panda Rosso, un po' Mega Man, effettivamente, Valerio, sono d'accordo. Mi sa che sono miniature per D&D quelle grigie. Addirittura? Che figata! Ci sta effettivamente, perché essendo tutte dello stesso colore, mi sa che sono le miniaturine da dipingere. Non parliamo di come ho salvato le tavole da disegno oggi dalla pioggia. Oddio, povera Gaia. Poverina! Questo peluscione lo metterei... l'armadio, direttamente dentro l'armadio. Aspetta, ma qui ce l'avevamo dimenticati. Ma qui c'era ancora roba. Ah, ci siamo portati il tostapane. Bene. Sì, ragazzi, è decisamente casa mia. Spray antinsetti. Questo va bene. Abbiamo portato spugne di riserva. Le spugne di riserva metterei qui vicino ai sacchi dell'immondizia, volentieri. Questo può starci qui, a meno che non ci sia spazio da qua. Sì, dai, meglio metterlo qua. Questo lo mettiamo qui. Mestolino. Tagliere. E anche con la cucina forse abbiamo finito, a meno che non troviamo cose. Perché mi è capitato di trovare cose all'interno, tipo in camera, negli scatoloni della camera, a trovare cose della cucina e viceversa. Torniamo. Dov'è? Eccola qua. Torniamo qui. Andiamo. Carino! Carino il che carino! Bellissimo! Questo lo voglio in camera. È bellissimo, lo voglio. Tanto lo mettiamo qui. È troppo carina la gallinella, è troppo bella. Io già proprio non trovo gestito il portaggio a coppia di ballo. Dove lo trovo in questo gioco? E ne ho visto uno in bagno. Cioè proprio il cestinetto piccolo vicino al water, se vuoi. Però c'è nell'armadio, palesemente un tributo a Toy Story, sì. Un tributo non voluto, Terry. Dobbiamo finirlo, Nilog, Baldo. Se vuoi ti avviso quando. Ma c'è anche il baby pulcino. Ma è una famiglia. Voglio tenerli tutti. C'è anche la famigliola felice. Anche questa in camera, perché secondo me ha a che fare, ecco, che figo! Adoro, abbiamo sbloccato, abbiamo sbloccato uno sticker, perché poi li possiamo attaccare sull'album. Mettili in cucina. Ciao Necopai Luke. Ma Necopai Luke arriva sempre in live sconvolto da quello che facciamo. Ma Necopai, ma in che pianeta vivi? Posso farti questa domanda? È venuto in live, stiamo giocando a Unpacking, stiamo spacchettando, perché Hilda Traslochi e co è sempre attiva. Questo per me è un quadernino un po' più personale rispetto all'altro, quindi lo terrei in camera. Bentornato in live, Nico Boy. Buonasera. Questo è tipo una bozza. Ci sono sempre questi animali antropomorfi. Questi li mettiamo così. Eh sì. Ma sì, abbiamo sempre avuto colori, pennelli, pastelli. Che bello. Ha proprio... Non sono sigarette queste, vero? No. Ci rimarrei un po' male. Eh sì, aspetta, allora mettiamoli qua. Famigliola felice, mettiamola qui. Questo, i post-it. Ok, ci può stare. Questo potrebbe essere un bozzetto, qualcosa a cui sta lavorando, non lo so. Ma l'hai messo nello scheletro, nell'armadio? Non ho ancora tolto dagli scatoloni, Nilog, quindi devo aspettare ancora. Mettili in cucina nel forno. No. Vanno messi al sicuro, Carve, bruttone. Non si dice.
Aspetta, perché poi mi triggero. Questo deve andare qui. Poi semmai mettiamo... Oh! Ma che... Ragazzi, io non sopporto le stanze senza comodino. Cioè, più forte di me. Non le sopporto. Cioè, io il la sveglia la voglio mettere su un comodino qui a lato. Che palle. Invece mi tocca mettermela qui. Queste... Ah! Ah! Venezia! Ma è la salute, è la basilica... Crazy, dove sei? È la basilica della salute dal ponte dell'Accademia. Ma c'è... Firenze, c'è anche Firenze. Però c'è Venezia! C'è una cartolina di casa. Che bello. Ricordo la sveglia devi per forza alzarti dal letto per spegnere. Infatti la metteremo per terra probabilmente. Eh sì, c'è casa. Ma siamo sicuri, Carve, che arriverà al PC? Questo cos'è, secondo voi? Questa non la so riconoscere, bimbi. Ciao, Thundervir! Bentornato in live! Ci sei mancato! Abbiamo ripreso Unpacking, che è uscito oggi, la versione completa. E lo stiamo portando avanti da... C'è il monitor? È vero, cazzo! Merda! Mica l'avevo visto! È il Colosseo, dici? Allora la prospettiva non aiuta. Ci potrebbe stare, effettivamente. Potrebbe esserlo. Vediamo un po'. Tanto questo lo metto qui. Poi. È tornato l'iPod, sì. Però secondo me alcune cose dobbiamo iniziare a metterle nel cassettino, belli. Metto anche il profumo. E questi, se ci stanno uno sopra l'altro, dimmi di sì. Perfetto. Perché appunto bisogna fare spazio al monitor. Mannaggia. Così secondo me ha senso. Ok, dai, in qualche modo abbiamo fatto. Queste le appendiamo qui. E uno scatolone è andato anche per la camera. Venice in cartolina, hai visto, Crazy? E non una cartolina qualunque. Allora, il cappellino... sì, lo possiamo mettere qui. Questo... scusate. Lo vedete? O ci sono in sopra? No, lo vedete. Ci mettiamo le mutande. No! Oh, è tornato il nostro album. L'album lo mettiamo qua. Mutandine. Carina questa. Carina Rosina, quel fiocchetto. Reggipuppe. Serve. Che strane scarpe. Molto strane. Vabbè, le metteremo qui. Oh, sono tornati gli stivaletti. Minchia. Ne ha comprate di scarpe la ragazza in questi anni, eh? Questo lo mettiamo così. Mi sa che sono tutti i libri di scuola. Questa qua. Questo. Ah, è tipo studio anatomia probabilmente. Dal punto di vista però del disegno, secondo me. Sono sempre invitata a cena da DZ. C'è spazio per tutti nella taverna. Andiamo tutti da DZ a mangiare. Ciao Usul, buon appetito. Ma volentieri. Grazie, grazie ragazzi per il saluto. Butta fuori dalla finestra qualcosa. Ma guarda, io provvisoriamente metto qui. Perché potrebbe essere un monitor TV, capite? Bisognerà capire. Scopriremo. Proseguendo. Questa la mettiamo qua. No, merda, non ci sta. Aspetta, aspetta. Dobbiamo spostare di uno queste. Ok. E questa qui. Perfetto. Oh, we have some pantalò. Ha senso, ragazzi, effettivamente ha senso. Allora, no, però così no. I pantaloni. Anzi, punizione, girato di là. Pantaloni, proviamo a farceli stare così, dai. Gonna. Ok. Camicette. Ci sta che stiano
appese. Le t-shirt, no, le t-shirt possono andare benissimo piegate vicino ai pantaloni. Ah, ma ci sono io. Questa era una t-shirt. Che cos'era? Una t-shirt. Aspetta, ma è un dado? Cos'è la maglietta di Luxastra? Scusate. È un dado. È un 20 facce o sbaglio? Che ansia. Carina però. Tanto carino. Cioè, ansia nel senso... molto specifica. Questo che affare è, scusate? Ok. Sta una giacca, la prenderei. Che dite? Grazie mille, Bloodfish, per il link al game show. Assolutamente sì. E la scrivania così piena. Dici, Blood, perché non hai visto... cioè, Lale, perché non hai visto questa? No, più che altro voglio un attimo capire. Tiro fuori di tutto dallo scatolone e poi se riusciamo sistemiamo meglio. È un di 20, esatto, Gaia. Ma una domanda per voi. Le magliette voi le conservate in ordine sparso o avete qualche mezzo di sistemazione? Ad esempio divise per colore. Non per colore ma per tipo. Di solito io metto, cioè... questo? Ok. Di solito... oh! Abbiamo una Switch! Oh! No, è un Game Boy Advance che è Switch. Siamo nel 2007, amici. Che bello! Oddio! Lasciamolo un po' sul tavolo. Poi lo mettiamo nel cassetto. Però lasciamolo un po' sul tavolo. Ah! Adoro. No, comunque l'Ale io sistemo più che altro per tipo. Le cassettine! Ah! Le cassettine! Ah! Le cassettine del Game Boy Advance. Adoro. Questo? Vabbè, sempre cose di danza. Questi sono i libri dell'università. Type. Ok. Va benissimo. Che bello questo gioco, ragazzi. Oh oh! E ora arriva il problema, amici. No, dai! No, no, non mi puoi dire che non lo posso mettere qua sotto. Non mi puoi dire che devo metterlo qui per forza. Che palle. Dai. Questo catorcio lo devo mettere per forza qua. A meno che... no, perché poi lo usano anche i coinquilini. Forse dove hai messo i libri? Qua? Però poi i libri... vediamo, Terry. Capiamo. E i libri li mettiamo nell'armadio, però. Perché sono tanti. A meno che non li mettiamo in un'altra stanza. O li portiamo tutti. Vediamo. Upsi. Ah sì. Ciao, ore di orrore. C'è il nostro Alessio. Che fai, spicci camera? Sì. Sì, abbiamo un po' da riordinare. Abbiamo un po' di riordinare, spostare le cose. 3080 il PC, sicuramente. Al classico aspetto, Carve, di un PC con la 3080 dentro. Ma se lo volesse comprarlo, che prezzo ha? Il gioco? Io su Microsoft Store l'ho visto ben 19 euro. 19 euro. Non so Steam. Non so Steam, non so Nintendo. Proviamo a vedere. Su Switch, cioè sì. Però Ale, ti avviso che io oggi ho fatto il Game Pass Ultimate a 1 euro e è compreso anche questo. Quindi vedi tu. Anche io amo i... ah, tra l'altro, ore con l'Ultimate io ho giocato le prime due stanze sul cellulare oggi, quindi anche su Switch, va bene Lale, allora immagino anche Steam. Io l'ho aperto per fare il controllino, se Steam mi consente di controllare. Attenzione, ci sono gli amici di Gamerversum, bentornati in live, ciao ragazzi. Stiamo giocando un packing proprio detto così. Sì ragazzi, 19,99€ anche su Steam, penso ovunque. Benvenuti in live, ciao ragazzi, hello, grazie Samu del Ride, apprezzatissimo. Noi stiamo sistemando, abbiamo traslocato, è il 2007, ho un Game Boy Advance e un sacco di cartuccine
che però devo nascondere dai coinquilini, quindi le lascerò qui dentro. Benvenuti in live, grazie dello shoutout al nostro Bloodbeast. Che avete fatto? Cosa avete fatto in live? Grazie mille di cuore. No, no, è molto rilassante, Ale, assolutamente sì, è proprio bello, anche perché comunque sono oggetti di una persona e le vedi dal 97 al... per ora 2007, noi siamo arrivati al 2007, quindi vedi un po' l'evoluzione. Intanto è una mega fan di D&D e le vogliamo bene. Il dado lo mettiamo qui, le 20 facce lo mettiamo qui. Oh, tavoletta grafica! Ma io ve l'ho detto che lei comunque ha a che fare con le cose artistiche. Il mousepad. Niente, mi sa che is coming la tastiera pure. Non ha cambiato PC in questi anni comunque la ragazza. Qui la tastiera... Adesso mi triggero però perché il monitor non è proprio vicinissimo. Ecco, meglio così. Dadino lì. Questi, i post-it qua davanti. Oh, è tornato il peluche del porco! Lo mettiamo qui. Questo. 0708. Minchia, c'ha un'agenda grossa così. Un po' esagerata. Partitella Jedi Fallen Order. E poi Lurk da Hilda. Grazie, Gamerversum. Grazie, ragazzi. Vero, vi siete divertiti. Hilda, Samu stava facendo Star Wars Jedi Fallen Order. Oh, ho capito, zio Riccardo. Grazie mille. Grazie mille. Benvenuta anche a te. Che bellezza. Guarda, intanto spiazzo qui la cosa. Vediamo di finire già di fare ronde in tempo per Forza Horizon 5. Che dobbiamo diventare tutti messicano. Io ho fatto il Game Pass oggi, Samu, per Forza Horizon. Sono troppo curiosa di provarlo. Non troppo curioso. We have a certificato. We need to flex le nostre abilità. Piazziamolo qua. Che bello! Un nuovo stickerino! Per le foto! Bellissimo, bellissimo! Adoro, adoro! Volentieri, volentieri, Samu! Molto minimal sta ragazza! A me sembra che abbia un sacco di interessi come il tre quarti di noi. Piazza qui, piazza lì, piazza giù... Cucù! Quante mutandine la ragazza! Questo è un pigiama, secondo voi? Sto cassetto. Ah, questa ce l'ha da un sacco di tempo, questa maglietta con le carpe koi. Che palle. Possiamo metterlo? Sì. Aspetta. No, questo è troppo grande. No, questa roba qui ci sta. Sa di... Ah, aspetta. Ma questo io lo metterei qua sotto, perché sa di documenti importanti, quindi non voglio spostarli in altri posti della casa. Non lo sopporto sto cassetto. Bene, le gonne. E un altro scatolone è fatto. Nice. 3000 mutande, un solo reggiseno. Sì, Giorgio, lo so perché. C'ho da spicciare, c'ho da pulire. Sì, mai vieni qualcuno. Difficile capire che non so scrivere, ma io non ho capito, se qualcuno capisce fatemi sapere. Questo sarà un altro posterino. Bimbi, vediamo se possiamo schiaffarlo in un'altra parte della casa, dai. È perché questo ce l'avevamo anche nella casa del 2003. È nostro. Qui. Ok, jeans abbiamo detto qua, che voi non vedete. Beh, sotto di me, ragazzi, niente di... Un frisbee? Un frisbee... Allora il frisbee... Aspetta che migro. Il frisbee potremmo metterlo qua. Che è un po' l'angolino... Ci sta, ovviamente. Che pazienza con questo gatto! Vabbè, dai, mettiamolo lì in fondo. Però, boh... Con un reggiseno si può campare 100 anni. Oddio, dipende dalla qualità. Che cos'è? Cos'è sta roba? Ragazzi, che affare è? Forse sono scarpe da ballerina? Che le vedo così un po' ricurve.
Ciao Golden Yuri, dice, i vestiti vanno sul letto quando non dormi e sulla sedia quando devi dormire. Giusto, infatti io ci ho piazzato lì quelli che non so dove mettere. Quindi sono stra d'accordo con te, anche io ho le sedie piene di vestiti, cioè è proprio una cosa... È inevitabile, ragazzi. No, forse sono scarpe da trekking. Comunque benvenuti in live e in community, ci fa piacere averti. Cos'è sto a fare? No, non mi è mica diventata un'appassionata di scalata, spero. Intanto voglio la musica. Che figo che accendi qui per metterla. Avesse dei CD proverei a metterne altri, però non ce li ha. Cos'è sto a fare, ragazzi? Porta borraccia? Col maglino possiamo metterlo nel forno qui, sta comodo? No. Lo mettiamo addirittura qua. Oh, altri reggipuppe. Finalmente, troppi pochi. Visto, Giorgia? Ah, ma allora lì ne ha la ragazza. Mutande? No, allora ho capito. Adesso mi triggero. Mutandine. Allora anche questo reggipuppe lo spostiamo sotto. La cartella di scuola che può stare qui tranquillamente. Sto cassetto. Camicette le appendiamo, t-shirt le piazziamo qui, anche sarà una camicetta. Che carina! Questa è decisamente una cosa che potrei mettere io, ragazzi, voi lo sapete. Questa qui con i fiocchetti. Non che sia una appassionata di fiocchetti, eh. Questa qui la mettiamo qua, ma... che carino! No, questa per il meme lo mettiamo in cucina. C'è un appendino. Uffa. Peccato, avete capito cos'è? È tipo un grembiule. Vabbè dai, appendiamolo, che vi devo dire. Questo è un tappetino da yoga, secondo me, palese. Questo sì, secondo me. Che potrebbe stare ai piedi del letto, non dovrebbe dar fastidio a nessuno. Questo è il pigiama, palesemente pigiama. Queste... Oddio, sono pigiamose anche qui. Oddio, c'ha 18 pigiami la ragazza. Non sto capendo. Ok, no, per terra no, ok. Questo mi piace, quindi sarà il pigiama di questa nuova nostra vita. E qua ce ne sta un'altra. Questo mi sa di cestino da bagno, però... Ah no, c'è già. Questo lo usavamo in bagno nell'altra casa, che tristezza. Adesso invece lo mettiamo qui. E vabbè, mettiamolo qua. È diventata sportiva la ragazza, guarda. C'ha addirittura i pesetti. Uno sopra l'altro non si può. No, eh? Ok, allora, c'è qualcosa che non va. Questo, che non so cosa sia, lo piazzerei lì. Il gatto non lo vuole là, vabbè, lo metteremo ai piedi del letto, insieme al porco. Questa è l'agenda, che a questo punto metterei lì, perché nel cassetto non ci sta. E quest'altro libro, mettere altri libri qui dentro, no? Ma la famiglia Coco? La famiglia... Ragazzi, mi sa che è il momento di spostare la famiglia Coco da un'altra parte. Tocca metterla qui, la famiglia Coco. Mi dispiace se la metto lì? Troppe cose, ventile su Vinted. Parte lo spot. Grave. Ok, sistemato. Cioè, anche la tavoletta grafica, perdonatemi, ma io dove me la picco? Aspetta, non voglio separare una famiglia, portiamolo subito di là. E la mamma, oh, guarda la mamma, carini. Sopra lo scaffale, ce la fa a mettere le cose? Ci sta, però si impolverano. Mettiamo i peluche. Però prendono polvere qua. E resta il fatto che sta tavoletta grafica proprio non riusciamo a piazzarla. Se questo ce lo accettasse... Lo mettiamo qui. L'ho messo dietro di me.
così almeno questa la possiamo lasciare qua. E questo ero convinta fossero pigiami, invece a quanto pare non lo sono, vabbè, chi se ne frega. E lo mettiamo qua. Signore, abbiamo completato! Abbiamo completato anche queste quattro stanze. Anche se li vedi sulla scrivania prendono polvere. Vero, però li puoi spolverare perché ce li hai a portata di mano. Invece se li lasci lì in alto c'è tanti cari saluti, capito? I pigiami spaiati. È perché non ho visto i pantaloni di queste, Giorgia. Questo non è un pigiama probabilmente. Lo metto qua. Lo metto qua perché non è un pigiama quello. Non mancano i pantaloni. Grazie Vlut, carina. Manca un minuto alla guerra comunque, ragazzi. Se volete partecipare vi ricordo che è gratuito. Allora, qui c'è un po' tutto. È fatta, bimbi. Ma che è venuta bene, eh. Che bellezza. Abbiamo fatto davvero un bel lavorone. Quella è una maglietta brutta, semplicemente una maglietta brutta, sono d'accordo, Yuri. E allora la tua patente, la tua parente, se quella maglia che sembra un pigiama la usa per uscire. Allora, Giorgia. Allora, questi riferimenti ai miei pigiami. Mannaggia a te, che non sono pigiami, sono maglioni. Studia, disegna, gioca D&D, fa trekking, sport, frisbee. Dove trova il tempo pure per spolverare? Ha senso, deve lavare i piatti. Ha assolutamente senso, Terry, infatti non ci avevo pensato. Anche il bagno, sono soddisfatta. Secondo me possiamo chiudere la doccia. Però funzionava qualcosa. Quindi anche l'abbiamo cagata troppo. Bene, possiamo confermare, mi sa. Guarda che in realtà è ordinata la stanza. Per me è abbastanza ordinata. Detto ciò, confermiamo. Oh, il D20. E va nell'album. Marzo 2007. Questa è stata una grande giornata. Sono pronta per andare a Ninne. Oh, abbiamo anche sbloccato un trofeo. Che bello, che bello. Ah. Cosa fa, signor Ombra? Ma siete belli, posso saluto, veloce che sto andando a vedere Eternals al cinema. Siete belli tutti. Buona visione, buon signor Ombra. Buona visione a te. Buona visione a te. A me non è proprio un titolo che ispira, però darei qualsiasi cosa per tornare al cinema. Veramente. Quindi, grazie mille e buona serata. Amici, vi è va guerra a tuffare. Livello... siamo in 29? Ed è un livello 4? Non sicuri? È una zona di difesa. Quindi almeno staremo un pochino fermi ad attendere. Oh, guarda chi c'è! Ma c'è il lupacchiotto! C'è Luca! Grazie mille, Raid! Benvenuti amici di Lupus! Mettetevi comodo! Via, 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 via! Venite, venite, venite! Che avete fatto? Animal Crossing! State preparando le cose per il DLC! Che bella cosa! Ciao Lupus! Bentornati in live! Com'è andata Luca? Ho visto le stories, sono pazzesche! Ho visto tutto quello che hai fatto! Che cose carine! Che cose carine! Spero che tu ti sia divertito! E che sia andata bene la live, soprattutto! Buonasera, signor Lupus e amici and friends! Tante cose nella nostra pentola! Stiamo giocando ad Unpacking, che è quel gioco dove spacchetti le cose, cioè fai traslochi ogni anno praticamente, apri pacchi e sistemi le cose, la cosa più chill dell'universo, e allo stesso tempo però abbiamo una guerra da fare. So, start battle, vediamo come va. Ciao Sushino, c'è anche Sushi di Leone, che bello! Benvenuti in live amici di Lupus, guarda, guarda. Vi avviso, di solito detoniamo, siamo potentissimi, oggi siamo un po' meno, quindi sarà un po' più difficile. Vediamo come va, perché a livello 4 siamo in 30. Penso che palline di riso traslocare ogni anno. No, vabbè, guarda, c'è chi ha traslocato 4 volte in un anno e ancora manca l'ultima, quindi col di Yuri ti confesso che appesantisce molto. Dipende ovviamente che situazione lasci. Cioè il trasloco... può essere la cosa più bella o la cosa più brutta. Dipende cosa lascia alle spalle e che cosa va incontro, ovviamente. Quindi, e nel mio caso c'è stato un po' di tutto, un bel mix. Quindi, però, riassumendo, la rottura di coglioni. Sicuramente. È tornato Barz, post cena. Bentornato. Bentornato a te. Il 20esimo. Sì, sì, sì. Sono stato stracontento, ma il peggior Luca a livello di organizzazione. Eh sì, siamo in Aperas C e stavamo facendo tante foreste fogliose e nevose. Che bello, Lupus! E io devo preparare la zona più che altro per
le cose da coltivare. Perché io sono molto molto interessata alla questione orto del nuovo DLC e quindi devo creare lo spazio per le carote, il frumento, le cipolle, le patate, i pomodori, esatto, sushi di leone, troppe cose buone, i limoni, signora, esatto. Quindi capito, devo più che altro prepararmi queste cose, ma credo lo farò domani. Bevi per Darnervir, assolutamente sì. Quindi staremo a vedere, però mi dispiace, cioè effettivamente io non ho sentito parlare nessuno dell'organizzazione, sarà perché tu... Il graffio di Hilda. Sarà perché le uniche storie che ho visto sono di persone creator che probabilmente ci lavorano con la faccenda e quindi ovviamente non è che si possono esprimere troppo male? Probabilmente sì, perché effettivamente di visitatori io ne ho conosciuti veramente pochi che sono andati a... No, è dissing, è il graffio di Hilda. Anche Hilda graffia ogni tanto, non solo Andros. Quindi anche io ho graffiato in questo momento, perché effettivamente ho visto solo stories di quella categoria di persone. Quindi... Dai, tuo cugino ti dà la prima Xbox 2001? Per poi chiedere a tuo cugino se aveva il GameCube, che magari lo dà a me, Metal, perché io non ho mai avuto il GameCube e da Nintendara come sono è sempre stata una sofferenza, anche il 64, ma il GameCube di più. Open, Fruita nel Morimoto Carve e Terry Y vincono le truppe extra, amici, è una livello 2, si fa. Si fa assolutamente. Tra l'altro ieri ragazzi abbiamo chiuso live dimenticandoci completamente da Guerra. Cioè, proprio scordata totalmente, grandi saluti, sì, buona cena, ciao ragazzi, a domani, il gioco dei pacchi. A Guerra è rimasta lì. Quest completa, grazie mille, grazie Bluttina. Collect, perché ho ucciso tre ranged, molto bene, molto bene. Ok, ragazzi, l'ultima della serata, punto esclamativo a Guerra, se volete partecipare. Torniamo al gioco dei pacchi, perché voglio vedere che stanza nuova avremo in questo momento. Cioè, cosa ci darà di nuovo? Che dite? Probabilmente si volevano fare tutte le cose carine e precise per evitare assembramenti, l'hanno fatti loro, una cosa assurda. No! Ma il problema sarebbe per forza stato quello, gli assembramenti, il flusso troppo grande di persone e la difficoltà di gestirle poi queste persone, capite cosa intendo? Il problema secondo me era proprio quello. Proprio quello. Però, l'importante è che... Cioè, mi spiace che... Non so se l'hai proprio vissuta male, in quel caso mi dispiacerebbe molto, Luca. Però vedremo, dai, vedremo, speriamo che il prossimo anno saremo fuori da questa situazione e che tornino le fiere vere e proprie. Andiamo avanti. 2010, altro salto di 3 anni. Oh! Guarda un po' la nostra ragazza che upgrade ha fatto. Intanto è passata a Xbox. È passata a Xbox, si è trasferita in una signora città, probabilmente in un palazzo. Sento aria di successo, non so voi. Ma che robetta, fatti i sordi. Ciao Elfio, benvenuti in live, stiamo giocando ad Unpacking. È questo gioco indie, uscito su tutte le piattaforme, da un paio di giorni, insomma, che noi abbiamo portato la demo a luglio. L'avevamo già, io d'occhio sempre gli indie, quelli... Chicchine, ci era piaciuto, allora abbiamo detto giochiamolo tutto. No, è bellissimo, rilassantissimo, proprio bello. E quindi stiamo cercando di capire nel giro di 3 anni cosa è successo a sta ragazza, perché io pensavo si fosse semplicemente laureata. E invece vedo che ha fatto dei viaggi secondo me particolari, perché questo è un bel set di... Che è questo? Ragazzi, come lo descrivete questo affare? È quello che penso io. Giardino botanico. Amici, qui... Questa è tutta casa nostra. Perché possiamo... Vabbè, questo no, ma è diverso. È casa nostra questa, possiamo spostare tutto. Questo cos'è? Non sto capendo. Grande, cioè, vabbè, questa è letteralmente casa mia, tranne per le cose sportive. Belle, belle le casse, il Dolby Surround, figa. Bella sta roba. È bello però. Oh. Ciao Mr. Official! Ufficio, buonasera, padrona di casa, vero Hilda? Sì, questa è casa mia, effettivamente. Guarda, qualche upgrade che abbiamo fatto. Carmen dice, le facciamo credere a Hilda che sia la padrona. Sì. Office di affari tuoi. Praticamente sì. Allora, intanto il D20 che non manca mai. Il dadino. Le figure di D&D che piazzeremo magari dietro. A meno che non facciamo uno scaffale D&Doso. Chissà, magari... Arrivano altre tante cose. Mettiamo il dado qui. Fumetti.
credo. Credo. Che andremo a mettere qui. Comunque mi piace un sacco come è cambiata la musica. Un ukulele! L'ukulele lo mettiamo qui vicino alla chitarra. C'è della musica. Iniziamo con la spilza di mutandi. Ah! C'è un letto matrimoniale. Oh, adesso inizia a scuricinare. Bye bye. C'è un letto matrimoniale. Attenzione, casa nostra. Esatto, mister, con quella bandiera. Ciao Crazy, buona serata, buona cena. Quando vuoi, sai dove trovarci. Grazie mille. Un giardinetto zen. Sì, Elfio. Vabbè, ragazzi, cravatte, mutande, palesemente da uomo. Che si è preso tutti i cassetti. Ah no. Però siamo noi che ci trasferiamo a casa sua. E che già ci prendiamo la libertà di spostargli le cose. Quindi, capito Giorgia, qui we have a couple, che sono appena andati a convivere, mi sa. Che carini. Infatti lei arriva, appena arrivata ancora deve togliere gli scatoloni e già può prendere le robe di lui e buttarle dove gli pare. Però l'animaletto pet se l'è portato dietro. Lo metteremo qui, così quando ascolteremo i film, quelli lì d'azione, e metteremo i Pink Floyd a tutto volume, lui apprezzerà sicuramente. Tipo terremoto, le casse che pompano. Vabbè, provvisorio. Giorgia, mi fai morire. Lo lasciamo lì un attimo, poi vediamo. Capiamo un attimo, anche perché Salotto ancora non l'abbiamo visto. Io sto con lui. Ciao Sushi di Leone, grazie mille, buona cena. Ciao un pacchettori, un beso, un besito pure a te. Ciao Sushi di Leone, buon appetito. Ok, adesso iniziamo con le statuine. Perché abbiamo la Torre di Pisa, la Torre Eiffel che già conoscevamo, probabilmente l'autobus di Lo... Non c'è, ragazzi, non c'è il bus londinese. F. L'Xbox, ma è un boxaro il suo ragazzo. È un boxaro, non è lei, è lui. Dimmi, ti prego, dimmi che lei ha portato Nintendo Switch, allora basta, cioè. Ogni riferimento puramente casuale qui. Ok, l'autobussino di Londra. Io sto con il buon gusto, giusto, diglielo Giorgia, e lì ci sta benissimo. Ok, iniziano a spawnare troppi libri. Ma questo cos'è di preciso? Che libro è? Vado a mangiare, spacchettate, seguite i social o vi spacchetto io. Grazie mille Carve, buon appetito a te, ci vediamo. Domani non c'è live, stasera al game show oppure dopo domani. Giorgio, anch'io ho pensato a quello. Ok, ho capito. Credo vada proprio lì. Minchia, che imbarazzo. Non aggiungo altro. C'è anche il volume 2? No, questo è un robottone, dai. Ah, la versione col DVD, dici Terry. Come faccio a saperlo? Questo può starci qua sotto. Sì, quando arrivano gli ospiti. Avranno certe esigenze, certo. Tanti libri, ragazzi. Bella, come cosa. Ragazzi leggono, hanno questa passione in comune. Però, minchia, non so più dove metterli. Aspetta, siccome adesso è anche casa mia, mi prendo la libertà di mettere i controller qui. Ragazzi, ma che cosa sono anche dei satanisti? Io mi dissocio, no? Che schifo, ma cos'è? Ma perché? No, dai. No, dai. Sono libroni. Libroni fancy. Ve l'ho detto! Ve l'ho detto che avrebbe... No, ha portato... No, ragazzi, io amo questa coppia. Lei ha portato Nintendo e lui aveva Xbox. I giochi del cubo! Questa è Zelda! Questa è Zelda! Questa è Zelda! C'era Master Sword è dorato, è Ocarina... No, però
pare il cubo, non può essere Ocarina of Time. Sarà tipo, oh, porting. Libro di magia sarà per D&D. Sì, sì, saranno i manualoni di D&D. Volete che li mettiamo più sopra? Facciamo reparto D&D. Però spero sbuchino fuori anche le altre statuine, eh? E la Master di Wind Waker. Ci sta effettivamente. Assolutamente sì. Che figata. Animal Crossing. C'è anche Alpaca qui. Però io qui... No, dai, io li voglio vedere le copertine. Dai, almeno per vedere i giochi assieme. Poi? È tornata la famiglia pulciosa! Sì! Questo? Questo che cos'è? Questo è Metroid! Questa è Metroid, questa è Samus. Palesemente, cioè, è una Samus messa così. Questa è Metroid palese. Oddio. E allora ragazzi, Metroid lo stiamo rigiocando adesso per la 14ª volta. No. Ma dai. Ma dai, ma io voglio che si vedano. Che figo, gli hanno fatto anche il retro. Che palle. Vabbè, lasciamola così per ora. Questo Mario Kart. Palese Mario Kart. Quanta roba. Tanta roba. Però qui c'è una cosa molto grave, ragazzi. Nel senso, allora, bene. Dai, che ci sarebbero stati. Che palle. Capiremo, ragazzi. Capiremo un attimo questa faccenda, perché mi sta triggerando parecchio. Perché voglio che si vedano i giochi. Uffi. Uffi. Ciao Scarlett. Hello. Ciao tesora. Qui tutto bene. Tutto bene. Stiamo spacchettando. Praticamente è un gioco di spacchettamenti. Tutto qui. Praticamente è così. È questa ragazza che stiamo vivendo la sua vita tramite i suoi traslochi, in un certo senso. Qui potrebbe essere... rotto tutto. No, no, è proprio lei che è andata a vivere a casa di lui. Lui che sta comunque in un signor appartamento, perché a giudicare comunque dall'aspetto degli esterni, eccetera, eccetera, è un signor appartamento. Allora, finiamo per oggi, ragazzi, finiamo di spacchettare. Ma si è aggiunta un'altra fa... Ma si è aggiunto un altro cucciolo in famiglia. Carini. Carinissimi. No, non ci posso... Ragazzi, ma hanno una passione... Ha sviluppato una passione per i pulcini? Camera da letto con i peluche e i pulcini e il libro del Kama Sutra appoggiato lì? Direi di no, però, ragazzi. Vendi quel lettore DVD gigante. Tanto avete l'Xbox. Ma magari è un amplificatore per... fare per il giradischi. No, perché è troppo distante effettivamente. Boh. Vabbè, qua abbiamo la passione per i pulcini. Se riusciamo li facciamo stare tutti qui. Ma che bel sedere che hanno, ragazzi. Guarda un po'. Oh, che livello di dettaglio particolare. E la mamma? Vabbè, ragazzi, è tragico, perché non so come gestire questa famiglia, non so come gestire questa mole di libri. Libri musicali. E libri musicali... Provo a mettere... È tornato il copertone. Altro libro. Mannaggia, quanto leggete! Questa mi sa più di agenda, però possiamo anche metterla lì. No. Questo è il DVD di Donnie Darko. Palesemente il DVD di Donnie Darko, quindi lo rimetteremo. Ah, no, vabbè, ma qui no. Che palle. Allora,
Se dovessero uscire altri DVD. Questo cos'è? Cos'è sta roba? Avatar? È Avatar ma in viola, può essere? È Avatar, sì Giorgia, è vero. Bisogna capire. Intanto si è aperto. C'è uno spazietto qui però. Va bene, due DVD, li abbiamo messi lì. Adesso, a meno che non ne escano 18 qui. Qui c'è sto giornale che avevamo anche dall'altra parte, che io butterei qua, onestamente. Questi sono i suoi vecchi libri. Proviamo a metterli qui intanto. Qualche vestito. Allora, qua bisogna fare un certo lavoro. Dividiamo l'armadio, facciamo metà suo di lui, metà di lei. Perché? Perché? Ci stanno benissimo qui. Un bug, mi sa. Ma, ragazzi, ma. Vuole per forza tutti i pantaloni qui, mi sa. Che palle questi pantaloni, ma cos'hanno? Che è tutto così difficile? Ok. Perfetto. Abbastanza perfetto. Torniamo di qua. Dove abbiamo buttato la t-shirt? Ah, eccola qui, la felpetta. Questa la metterei qui. Un altro paio di libri suoi. E così abbiamo spacchettato tutto. Allora, sono un po' perplessa, nel senso, vabbè, i giochi del cubo li lascerei là, perché almeno così si vede carina, cioè si vede Wind Waker, carino quello che è. Intanto li lascerei così. Qui o smettono di leggere, o il tipo smette di bere, oppure i pulcini devono fare gli adulti e finire in stanze separate. Ma sono ancora dei cuccioli, Terry. A meno che l'ukulele. No, per terra l'ukulele mi fa una tristezza. È che ora è casa nostra, capite? È anche casa nostra adesso. Quindi possiamo gestire tutto. Questi che cosa sono? Boh. I piccioncini o li mettiamo. Ma non c'è un salotto oltre a questo? Non c'è una sala da pranzo. E i pulcini, ragazzi, per me sono un grosso problema. Perché o li butti dentro l'armadio o li lasci sul letto, li lasci qui sul divano. Capite? Sto facendo difficoltà. A meno che questo non lo lasci per terra e sopra. No, non ce li puoi piazzare sopra. Cioè, si è portato solo i polli. Il giradischi sul tavolino. Questo, ma è il tavolino davanti. No, non mi piace lì. Perché è davanti alla TV. Non lo so. Che poi ho paura di vedere che cosa esce da altre scatole in realtà, perché potrebbe uscire di tutto. Io dove sono? Kelt, per ora ancora non ci stai. Dovresti essere o su questo. No, no, ragazzi, che cos'è? Ragazzi, cos'è sto coso? Cos'è sto a fare? Cos'è? Ukulele sul tavolo. Ma l'ukulele sul tavolo. Cioè, l'ukulele non è una cosa che usi tutti i giorni. Io lo lascerei lì sullo scaffale. L'avrei appeso anche lui come gli altri. Incenso? Un portauova? Vero? Boh, è un po' strano. Vabbè. Comunque, ragazzi, allora. Mi sta piacendo tantissimo Unpacking e credo lo continueremo mercoledì prossimo, quindi segnatevelo sull'agenda che ormai il mercoledì sarà il mercoledì degli spacchettamenti, perché ora purtroppo devo chiudere perché poi dobbiamo andare al Buon Game Show d'Andros. Quindi se vi sta piacendo Unpacking mi raccomando supportate il gioco, supportate le live del gioco e poi lo continueremo settimana prossima perché sì, abbiamo questa casa da sistemare. Lei adesso è andata a convivere, quindi chissà quale sarà il prossimo passo. Probabilmente sarà una casa più grande dove avremo anche delle stanze per alcuni bambini, oppure
Oppure ci ritroveremo in un monolocale perché la storia è andata male e quindi ci dobbiamo chiudere in un altro modo. Chi lo sa, lo scopriremo assieme ovviamente mercoledì prossimo.